ma che cosa abbiamo qui? Che cosa vuole fare? Uccidermi, signor Jay? Cosa? Oh no, non ti ucciderò. Voglio solo farti male. Molto, molto male. Signori, signore, pensate se Superman decidesse di planare giù, scoperchiare la Casa Bianca e portarsi via il presidente dallo Studio Vale. Chi lo fermerebbe? Voglio una squadra di gente molto cattiva che può fare qualcosa di... Chi disobbedisce, muore. Chi tenta la fuga, muore. Ce l'hai, ragazzo? Innervositemi o irritatemi. Io so essere molto irritante. Ti volevo solo avvertire. Morirai. Se li beccano, li buttiamo sotto un bus. Che corsa! Giochiamo! Dai, hai di meglio da fare. Giallo d'oro. Non buono. Mi raccomando, siamo i cattivi. Paroline dolci con me. Tutte queste chiacchiere ti faranno solo del male. Vuoi vedere chi sono? Voglio vedere chi sei! Cercavo solo di smuoverti, senza rancore, amici. Che prendete? Birra. Whisky. Mica ho 12 anni. E tu, tipo caldo? Acqua. Ottima scelta, caro. In attesa di vedere Jared Leto come protagonista assoluto nei panni di Joker e altri super cattivi d'effetto, Will Smith nel ruolo di Deadshot, Margot Robbie nelle vesti di Harley Quinn e Cara Delevingne che sarà l'incantatrice, ecco, ho per voi qualche curiosità dal set di Suicide Squad. No, siamo certi che tutti gli attori del cast abbiano fatto un ottimo lavoro e si siano preparati molto bene per i loro ruoli. Sappiamo ad esempio che Will Smith, per interpretare Deadshot, ha rasato i capelli, e vabbè, fin qui, e per mesi si è allenato con i Navy Seals e Army Rangers per perfezionare il tiro. Ma sicuramente nessuno degli attori si è calato così tanto nel proprio ruolo come Jared Leto. Pare che sia stato per 6 mesi davvero Joker. Sì. L'attore era solito non presentarsi sul set se non chiamato col nome che si era scelto per l'occasione, cioè Mr. J, e dato i suoi comportamenti dell'ultimo periodo, molti credono che Jay stia per Joker e non per Jared. Vabbè. Leto ha completamente isolato se stesso dal gruppo, tranne quando stava con Harley o cercava di avere Harley. Wow, il suo isolamento infatti ha unito la squadra ed è stato proprio questo che voleva la produzione, cioè una Suicide Squad unita. Jared ha anche inviato a tutti i suoi colleghi regali un pochino strani. Per esempio Margot Robbie, la sua Harley Quinn, ha inviato una lettera romantica con una scatola e dentro c'era un ratto vivo. Lei non si è scoraggiata ma ha pensato bene di tenerselo e chiamarlo Rat-Rat. A Will Smith invece ha inviato dei proiettili. Altri regali erano ancora più disgustosi, come un maiale morto o preservativi usati. Ma insomma, alcuni membri della crew hanno ammesso che a volte avevano veramente paura di questo Joker. Noi non vediamo l'ora di vedere l'esito sul grande schermo. Voi? Fatemi sapere nei commenti sotto cosa vi aspettate da questo Suicide Squad e ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao a tutti da Valeria.